boys watch the girls while the girls watch the boys who watch the girls go by. Presentazione del film, 33 postcard alla Camera dei Deputati, nella sala del Mappamondo. Sta parlando l'onorevole Paola Pinetti. Voi vedrete la cellula, la cura degli spazi, c'è la violenza forte, la violenza dura, e discutere quindi anche sul tema delle carceri per noi e affrontare il tema della solitudine, il tema della violenza, il tema della mancanza di dignità nel tratto con i carcerati. Però non c'è soltanto la dignità, non dire, del personale che tratta i carcerati, c'è questa mancanza di dignità con la quale i carcerati a volte trattano i carcerati stessi. E troveremo anche questo. Da un po' di tempo questa parte di collaborazione, di interrelazioni culturali, interscambi. A questo proposito mi piace citare o riprendere la motivazione al premio che è stato dato al film 33 Postcards durante il Fuji Family Festival, e parla di percorso condiviso che pone al centro valori etici. Io penso, ecco, che già con questi ingredienti, con questi elementi, ci sono tutto quello che servirebbe per creare una buona collaborazione con paesi con culture diverse. Mi piace molto questo termine, percorso condiviso. Percorso perché ci viene in mente un cammino non breve, per il quale molte volte occorre fare sacrifici, occorre molto tempo, occorre molta pazienza. Pazienza che spesso noi occidentali non abbiamo rispetto a popoli confuciani, ecco, tendiamo a raggiungere tutto nel breve termine in modo anche molto rapido. Innanzitutto ringrazio tutti i presenti e colgo l'occasione anche per ringraziare in modo più specifico l'onorevole Binetti per questa bellissima opportunità e per la sensibilità e la determinazione che ha avuto nell'organizzare questo evento. Ci tengo anche a ringraziare la regista e sceneggiatrice Pauline Chan, che è venuta dall'Australia, insomma si è fatta 22 ore di volo per essere qui presente con noi, pur non essendo una cittadina italiana, quindi ha dato, secondo me, a questo evento ancora un maggior significato. Vorrei ringraziare anche sentitamente il Fuji Family Festival, soprattutto nella persona di Antonella, perché è un festival che, come anche lei accennava, è unico nel suo genere, direi non solo in Italia ma in tutto il mondo, quindi è un festival dedicato interamente alla famiglia, e la vorrei anche ringraziare per tutta la passione che ci mette, anche credo nel ricordo del suo marito. Film e proporli a un pubblico più vasto e portarli anche in Italia, perché come sapete le vie della distribuzione non sono infinite ma sono imperscrutabili, ecco, le vie della distribuzione sono imperscrutabili, ci sono film che vengono distribuiti non si sa perché, ci sono film che non vengono distribuiti non si sa perché, quindi bisogna cercare di comprendere le vie imperscrutabili della distribuzione. Noi con Fuji Family Festival, fra le varie cose che facciamo, vorremmo cercare, come dire, di costruire anche un po' una via distributiva. Ci sarà anche un incontro fra qualche giorno con dei partner per vedere se si trovano delle strade per distribuire dei bei film che stranamente non si sa perché non vengono distribuiti, e quindi sono molto contento, ringrazio anch'io l'onorevole Binetti e tutte le altre persone che sono qui e che sono venute, perché ecco, è un'occasione per mettere un altro piccolo mattoncino su questa costruzione che anno dopo mese stiamo costruendo. La mia gioia personale nel presentare questo film è evidente per tanti motivi, anche per un legame particolare con la cultura cinese. E questo non dipendente da me naturalmente, ma dal comitato scientifico e dal comitato artistico, si è visto in tutta il percorso del nostro festival, che ha quasi sempre avuto, immagino tutti gli anni, un film cinese o nella presentazione in concorso o premiato, ad esempio a Venezia l'anno scorso il film di Han Wei, Simple Life. Quindi
la possibilità che al Fiuggi Family Festival si offra questo scambio interculturale europeo, ma anche transcontinentale, per me è un motivo di orgoglio naturalmente. E la possibilità di mettere a contatto, come dice Mussi, due culture che sono geograficamente diverse, ma che comunque riconoscono l'uomo quale portatore e donatore e ricettore di affetto, il legame che è indispensabile per tutti, soprattutto per i bambini, come vediamo in questo film, ma non solo per i bambini, anche per il bambino cresciuto che è il papà adottante, come vedrete, adottante a distanza, e questa possibilità di trovare il legame comune, che è il legame delle relazioni umane e familiari, per me è molto bello. Honorable and distinguished guests, ladies and gentlemen, my name is Pauline Chan, I'm a filmmaker from Australia, based in Sydney. Mi chiamo Pauline Chan, sono una filmmaker che viene dall'Australia, vengo da Sydney. I feel so honored and special to be here today to present my work. Sono davvero onorata di essere qui oggi per presentare il mio lavoro. Firstly, I would like to thank Honorable Paolo Binetti for inviting the film and inviting myself. Ringrazio l'onorevole Paolo Binetti prima di tutto per aver invitato il film, per aver invitato anche me. And I would like to thank Mrs. Antonella Berbere. Ringrazio la signora Antonella Berbere, President of the Fiuggi Family Film Festival, for selecting the film and also her panel of judges to award the film. La regista del film che abbiamo visto qui alla camera, Pauline Chan, di 33 Postcards. So, what does it mean, 33? I know that there is a meaning on the title. 33 Postcards, when you have postcards, meaning it's from one place to another, from one country to another, and between one person and another. So it immediately talks about places, cultures, and connections and communication between people and between countries. And 33 postcards, there are so many postcards because the relationship is very deep and it goes over many years. And the other meaning of the three and three, the double three? Three in Chinese meaning life. So it's 33 is two lives. It's two people's lives put together. So thank you so much. All the best for your movie. Thank you. Thank you for your interest. It also speaks of second chance. Parla anche della seconda opportunità, del fatto di avere una seconda opportunità nella vita. Because in the world there are a lot of people who are very unfortunate compared to us. Perché nel mondo ci sono molte persone che sono sfortunate rispetto a quello che siamo noi. And some people would, I would say everyone may have a time that is misfortunate to them, or they make mistakes. Ognuno di noi potrebbe avere dei momenti sfortunati o fare anche dei grandi errori. And for that we deserve to give another human being a second chance. Per questo c'è bisogno che si dia all'essere umano una seconda opportunità. Deborah Young, siamo sempre qui alla fine della proiezione di 33 Postcards della regista Chan, e volevamo sapere da Deborah, past director del Taormina Film Festival, che lavora e tanto per Hollywood Reporter, tutti i suoi viaggi, ha fatto la, come si può dire, è stata in giro tutto il tempo per moltissimi mesi. Anche, dove sei stata? Anche molto in Cina, Shanghai, Hong Kong, adesso vengo dalla Corea, dal Festival di Busan, perché credo molto nel cinema asiatico. Com'è il Festival di Busan? Bellissimo, il più grande festival di cinema asiatico nel mondo, e si vede, si sente l'energia, come in questo film, si sente l'energia di un popolo che sta molto andando avanti. Mi racconti in un minuto questo film, perché ce l'ha raccontato la regista, ma volevo sapere il tuo parere. È un film in cui la regista riesce veramente a fare una coproduzione che ha senso, che non è una cosa artificiale, ma in cui la Cina e l'Australia, due personaggi completamente diversi, vengono insieme in un modo molto naturale.
Allora, grazie Deborah e tutti gli auguri del mondo per un altro festival che ti inventerai quanto prima. A parte il festival spero anche di fare un altro restauro perché sono reduce di Fellini Satyricon al New York Film Festival che la mia società K-Studio ha aiutato, Dolce Gabbana e la Cineteca. È stato bellissimo, vero? Però la prossima volta invitaci a New York anche la a noi, volta, eh? Sì. Next time. Okay. Grazie. Girls walk with tender loving care. It's keeping track of the pack, watching them, watching back, that makes the world go round. What's that sound? Each time you hear a